Alessandro Monti. Sono nato a Torre in Sabina, nella provincia di Rieti, anche se poi in realtà non ci ho mai vissuto perché sono stato in Italia. La mia famiglia già stava a Roma quando sono nato. E io, mio padre, che era un artigiano, lavorava il ferro. Da mio padre con il ferro, i miei zii, ho avuto due zii falegnami, quindi che io in effetti non sono un colorista. I miei lavori devono essere logorati al punto tale che quasi non è mio, è come se lo trovassi lì per la prima volta. E quindi il colore fa parte di questo, cioè un colore sofferto, un colore quasi non colore, che lei mi ha detto prima che era, se quella lì era pietra, anche questa sembra pietra. La sabbia. Questa è proprio la sabbia lasciata depositare. Uso un collante e la lascio depositare sopra proprio a pioggia, come lo usi quando fai i dolci, quasi fammi i dolci. Vedi? Vari colori delle cose, sono sabbie diverse. In alcuni casi quello più bianco c'è anche della polvere di marmo. Con questi elementi in legno o utilizzo anche quelli che sono lì, che è polistireno quello, che si lavora benissimo, è leggero rispetto al legno, è molto pratico. La cosa che più mi affascina nelle ultime cose è lasciare proprio quasi che l'opera venga fuori da sola, nel senso che mi piace molto lasciar depositare il colore, cioè la devo far maturare. Sembra pietra, in realtà non è pietra, ma è del materiale, con dello stucco, con delle varie cose. L'artista è il mistificatore della realtà, quindi fa credere quello che in realtà non è.